Direi che possiamo cominciare. Mi sentite nonostante la mascherina? Bene, bene. Allora, buongiorno a tutti. Grazie per essere. Prego. Il computer? Ah, sì. Sì, se ne va il segnale. Bene, bene, bene. Allora, buongiorno a tutti. Grazie per essere presenti. Grazie alle autorità, ai relatori che si seguiranno negli interventi in questo stimolante convegno organizzato dal Polo della Cultura di cui la Società Naturalis in Napoli ne fa parte. Porto i saluti anche del presidente della Società dei Naturalisti, il professor Marco Guida, che oggi non può essere qui presente per impegni precedentemente presi. Due parole sulla Società dei Naturalisti. La Società dei Naturalisti che in Napoli, che vanta una lunga storia che risale alla sua istituzione nel 1887 per opera di un piccolo gruppo di studenti di scienze naturali, ha annoverato e annovera illustri scienziati, docenti e ricercatori come soci. E dopo un periodo un po' difficile a cavallo del secolo scorso e il primo quindicennio di questo secolo, si è ricostituita formalmente nel 2018, se ricordo bene, da allora ha avviato, ha sostenuto una serie di attività, iniziative, convegni, eventi in linea con i suoi scopi statutari, e cioè quelli di promuovere la diffusione, il progresso, la diffusione, la divulgazione delle conoscenze, delle scienze naturali a tutti i livelli. Cito solo qualche evento a titolo di esempio, non me ne vogliano gli altri che non citerò, non so, la medicina a Napoli, un percorso fra storia, filosofia, alchimia, scienza di questa disciplina, oppure il convegno sul progetto plastico, oppure il corso The Birdwatching e tanti altri. Ora, il convegno che si terrà in questi 2 giorni è proprio in linea con queste finalità che si pone la Società dei Naturalisti. E vorrei sottolineare proprio questo aspetto importante, cioè l'aspetto che la Società dei Naturalisti, realizzando intese, collaborazioni, eventi con altri enti pubblici e privati, università, musei ed altro, tende proprio ad aprirsi all'ambiente esterno, al territorio, cercando appunto di svolgere quel ruolo di riferimento e di scambio culturale in nome e nell'interesse per l'appunto delle scienze naturali. Ora io non vorrei sottrarre tempo al programma dei lavori e vorrei cedere subito la parola al professor Pollio, Antonino Pollio, che è stato che è uno dei principali artefici di questa cooperazione tra la Biblioteca dei Naturalisti in Napoli, la Biblioteca Universitaria di Napoli e il Dipartimento di Giurisprudenza, e anche uno dei principali artefici di questi 2 giorni di convegno, e quindi ci saprà sicuramente ben illustrare finalità e contenuti di quanto sentiremo in questi 2 giorni. Prego allora Antonino se vuole dire qualcosa. Grazie a tutti e di nuovo grazie. Buongiorno a tutti, vi saluto
a nome del Polo della Cultura di Mezzocannone 8 e ringrazio le autorità, i relatori e tutti i presenti a questo convegno. Due parole su che cos'è il Polo della Cultura di Mezzocannone 8. Si tratta di un patto di collaborazione fra alcune delle istituzioni che sono presenti qui in questa sede. E questa sede, in realtà, Mezzocannone 8, che come sapete bene è uno delle sedi storiche dell'Università Federico II, conserva e contiene dentro di sé un numero sorprendente di enti e istituzioni che spesso non sanno l'uno dell'altro. Una delle caratteristiche di questo edificio enorme è quello di storicamente ospitare l'università dalla fine del Settecento. Questi sono fra i primi luoghi in cui l'università si è concentrata, mentre prima era dispersa, diciamo, sul territorio. Ma non c'è soltanto l'università. Qui c'è una biblioteca che si chiama Biblioteca Universitaria, ma che in realtà è l'altra biblioteca nazionale della nostra città. Qui ci sono un museo delle scienze, che fa parte dell'università, ma che comunque ha una storia lunghissima, che risale all'inizio dell'Ottocento. Poi ci sono enti, accademie, istituzioni di vario tipo, cito l'Accademia Pontaniana, cito anche la Società dei Naturalisti, ma anche molte altre società. E poi ci sono recenti istituzioni che sono ospitate, come per esempio Data Bank, e quindi quello che ha a vedere con il mondo del domani, con il digitale. Quindi noi abbiamo realizzato alcuni anni fa che, senza accorgercene, qui dentro c'era una formidabile occasione di mettere insieme un sacco di competenze e di storie diverse. E che questo, senza che lo sapessimo, era il palazzo della cultura della nostra città, o che poteva essere uno dei palazzi della cultura della nostra città. Cioè un luogo dove tante istituzioni, semplicemente coordinandosi, potevano riuscire a sviluppare un'attività complessiva lungo l'anno di ampio interesse, interesse per la cittadinanza, interesse per i visitatori, perché qui ci sono enti che producono cultura sia per quanto riguarda le materie scientifiche che per quanto riguarda le materie umanistiche. Quindi abbiamo un'opportunità praticamente unica. Spesso le altre istituzioni sono più settoriali. Qui c'è praticamente una storia di due secoli e mezzo che abbraccia tutto. E questa occasione sembrava a noi irripetibile, senza che nessuno lo avesse fatto apposta. Nel corso dei secoli qui si è concentrato praticamente di tutto. Io non credo che nemmeno una parte considerevole dei nostri concittadini sia consapevole di questo, e forse non lo siamo nemmeno noi fino in fondo. Quando abbiamo cominciato a parlarne tra di noi, abbiamo capito che forse bastava poco per fare un passo avanti importante. Si trattava cioè di cominciare a coordinare le nostre attività, salvaguardare l'indipendenza di ognuna di queste strutture, ma fare in modo che si parlassero. Perché questo poteva essere l'inizio di una serie di attività combinate che dessero l'idea di quanto viene fatto ogni anno qui. E per questo il titolo di questo convegno spinge molto sulla parola collaborazione, perché questa è la parola chiave. Il patto culturale che abbiamo chiamato appunto quello del Polo Culturale di Mezzocannone 8 nasce proprio dal fatto che alcune di queste istituzioni presenti sul palazzo, nel palazzo, la Biblioteca Universitaria, la Biblioteca di Diritto Romano, la Società dei Naturalisti, i Musei delle Scienze, hanno cominciato a parlarsi e a mettere insieme quello che già facevano normalmente per conto loro. Il nostro auspicio è che in convegni come questi nasca l'opportunità per allargare sempre più questo tipo di collaborazione all'interno del palazzo e con le istituzioni che stanno fuori, che magari nemmeno loro sanno quanta roba ci sia qui dentro. E quindi lo scopo di questo convegno è semplicemente questo: metterci assieme in qualche modo, parlare tra noi. Auguro quindi buon lavoro a tutti noi che ne abbiamo bisogno, perché questo può essere l'inizio di qualcosa di molto stimolante. E grazie. E passo la parola al vice sindaco di Napoli, la professoressa Maria Filippo.
Professore, grazie. Insomma, è una ripartenza quella che segnate oggi. È tema non soltanto di grande attualità, ma probabilmente questa è la sfida che riguarda un po' tutti quanti. Mi piace molto il discorso del professore Pollio e l'esito poi di quello che è accaduto in questo palazzo. Questo è un palazzo che a tutti quanti noi cittadini napoletani evoca l'università. Questo è un luogo di studi alti, accademici. Posso? Non è che c'è un problema di audio, perché io con qualche difficoltà mi leverei anche la mascherina. Così vado meglio? Bene, allora riprendo il discorso, chiaramente anche io non voglio togliere tempo poi a tutto quello che ne conseguirà in queste 2 giornate di approfondimento, durante le quali, e qua io lo devo dire, purtroppo io non ci potrò essere, ma conto sul resoconto di quello che accadrà nel dibattito di questi 2 giorni da parte, diciamo, degli amici, delle persone che conosco e con le quali c'è da tempo, da anni, una grossa collaborazione. Quindi vi prego, fatemi sapere le prospettive, le indicazioni che dal convegno di questi 2 giorni verranno sicuramente fuori. Io devo, e lo faccio non soltanto come dovere istituzionale, ma lo è, quindi è un fatto sicuramente di forma, però la forma è anche sostanza, e quindi lo dico così. Porto certamente il saluto del sindaco Gaetano Manfredi e di tutta la giunta. Noi stiamo faticosamente cercando di intraprendere, di cercare insieme strade di colloquio, di relazione con tutto il buono che c'è in questa città, che è tanto, è veramente tanto, e per poter anche noi dare un contributo alla ripartenza. E la ripartenza io la leggo soprattutto come un grande desiderio, dopo 2 anni di clausura, di reclusione, di far sentire nuovamente la propria voce di cittadini, ma anche di associazioni, anche di luoghi di produzione di cultura. Questo lo è. Come le istituzioni, il comune possano dare un contributo, beh, guardate, le strade sono veramente tante. Quella che io ho sentito qui, non soltanto nella descrizione del professore Pollio, ma anche da quello che effettivamente c'è in questo posto, è l'interazione e l'integrazione tra i saperi, che secondo me finisce col diventare un nuovo paradigma. Io appartengo a una generazione nella quale il paradigma culturale era la separazione tra i saperi. Saperi umanistici, saperi scientifici. Gli ultimi 10 anni, secondo me, della nostra storia culturale, e qua si deve veramente riconoscere il contributo grande che è venuto dal mondo accademico italiano, che è un mondo di grandissimo livello, di grandissima qualità, quindi e tutti i luoghi che al mondo accademico fanno riferimento. Certo, non è soltanto quello il posto, però io sottolineerei questa dimensione. Ecco, il nuovo paradigma io penso che sia proprio quello del superamento, e che può avvenire attraverso tanti strumenti, certamente attraverso linee comuni che possono aiutarci anche in un'azione che dovrebbe essere quella della, ancora non mi si è abbassata la voce, quella della divulgazione del sapere. Spiego un attimo che cosa voglio dire. Se lavoriamo sull'interazione e integrazione dei saperi, aiutiamo anche un processo che nel nostro paese purtroppo è, non dico fermo, ma è molto in crisi, che è quello della alfabetizzazione, della diffusione dei livelli culturali nei giovani, nei più giovani. E quindi io accanto all'integrazione dei saperi metterei un altro elemento, un altro paradigma, quello di creare il più possibile delle occasioni, e qua il Comune di Napoli, secondo me, deve svolgere un ruolo significativo per migliorare il livello qualitativo della conoscenza, del sapere della nostra città. Ho letto qualche giorno fa su Repubblica, credo, una serie di interviste a psicologi,
sindaci dei comuni del Trentino Alto Adige, una delle prime regioni gialle. Bene, uno di questi sindaci ha dichiarato che nella loro realtà territoriale i soldi hanno allontanato l'attenzione da un punto fondamentale, che è quello della diffusione della cultura per combattere l'ignoranza, soprattutto l'ignoranza nei confronti della scienza. Io condivido pienamente. L'ignoranza nei confronti della scienza è quella che sta producendo anche, ahimè, il persistere del Covid. Il persistere, diciamo, di comportamenti che denotano un oscurantismo culturale del quale io personalmente sono veramente spaventata. Tra l'altro, la mia esperienza professionale, io vengo da più di 40 anni di lavoro nella scuola, quindi la scuola è lo strumento, come dire, è il fulcro con il quale, attraverso il quale noi dobbiamo effettivamente tutti insieme combattere l'oscurantismo, diciamo così, dell'ignoranza. Quindi, chiudo, il Comune di Napoli è a disposizione, non abbiamo ancora un assessore definito alla cultura e lo sapete, però abbiamo un team che sta lavorando e che si sta occupando di moltissimi aspetti, molti, voglio dire, dei quali verranno dibattuti nel convegno di oggi. Quindi io ringrazio gli organizzatori di questo convegno, ringrazio il polo culturale che in maniera quasi, come dire, naturale si è costituito qui e mi sembra anche questo un segnale straordinario proprio di vitalità e ci aggiorniamo presto. Buon lavoro a tutti voi. Grazie. Ringraziamo il Vice Sindaco per questo intervento e per le parole che ci ha detto. E adesso preghiamo l'assessore Valeria Fascione, assessore alla ricerca e all'innovazione, di venire. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Devo dire, è un piacere essere qui. Tra l'altro per me è stata una scoperta entrare oggi in questo palazzo, lo dico senza timidezza, però appunto è bello trovare sempre nuovi tasselli a questa, diciamo, a questo grande insieme del nostro patrimonio culturale. Ringrazio gli organizzatori e il comitato scientifico. E penso, insomma, anche semplicemente vedendo il titolo di questa 2 giorni, Napoli, ovviamente Napoli, nelle nostre strategie, insomma, perno fondamentale e come si dice in questo momento, Napoli ha un ruolo fondamentale anche per trainare lo sviluppo del Sud Italia come simbolo proprio di riscatto, di rinascita. C'è tanta grinta, tanta, diciamo, tanta concentrazione e determinazione anche da parte della nuova giunta, proprio per ricucire anche uno strappo che dura da troppo tempo, anche insomma, in questo gap tra nord e sud. E quindi parliamo di orizzonti, parliamo in termini prospettici, di tutto ciò che si può fare, anche grazie, cercheremo tutte le istituzioni, ma anche tutti gli stakeholder del territorio, insomma, quindi dal basso e dall'alto, di ottimizzare questo momento così importante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sapete che tra un po' dovremo anche andare via perché c'è un importante appuntamento proprio a San Giovanni, però voglio dire, parlare di nuovi orizzonti ci sta, siamo tutti concentrati su questo e cercheremo insomma di appunto ottimizzare gli sforzi. E la cultura è sicuramente un driver per tutto ciò, per gli aspetti che sottolineava il vice sindaco, quindi per aspetti proprio di approccio culturale, di poter interpretare meglio la realtà, di poter avere uno spirito critico verso la realtà, di poter essere propositivi, come state facendo voi, no? Di dare un messaggio, di mettersi a disposizione per la costruzione, insomma, di questi nuovi scenari di sviluppo. E anche nelle nostre strategie regionali,
Sapete che io mi occupo di ricerca e innovazione, quindi abbiamo i nostri documenti strategici e nel nostro documento strategico di ricerca e innovazione, che si chiama RIS, abbiamo delle aree di specializzazione su cui l'Unione Europea ci chiede di concentrare gli investimenti. Bene, ovviamente il tema dei beni culturali, delle industrie creative, quindi anche dei contenuti culturali nella nuova programmazione emergono con maggiore forza, ma nel nostro documento strategico la cultura, così come la salute, sono individuati come driver abilitanti di sviluppo di tipo trasversale. Cioè la cultura non è un settore come un altro, non è l'aerospazio, non è l'automotive, ma appunto come la salute è benessere per le persone, cioè un benessere psicofisico, un benessere esclusivamente, diciamo, da scienze della vita, e noi così lo stiamo interpretando e così, diciamo, lo sosterremo, lo promuoveremo. E le ultime due parole del vostro titolo sono, diciamo, gli strumenti con cui questo si può fare. Sicuramente il digitale, le nuove tecnologie, è evidente, appunto, ancora una volta, il ruolo di acceleratore delle nuove tecnologie nel mettere a sistema, nell'essere propositivi, nell'accessibilità, nella fruizione, nella conservazione dei beni culturali. Abbiamo avuto 2 giorni fa un importante incontro con la Cina, con cui siamo partner da moltissimo tempo, in particolare con la provincia del Sichuan, dove sono stati fatti dei notevolissimi ritrovamenti, grandi come 10 volte Pompei, immaginate l'area, l'estensione geografica. E ci siamo confrontati con i nostri ritrovamenti di Pompei sulle tecnologie proprio per l'archeologia, no? Quindi le tecniche di scoperta, di rilievo, di restauro e soprattutto di formazione su questo tipo, diciamo, di sottosettore, insomma, di specializzazione delle imprese culturali. Ma noi siamo un paese che esporta competenze e anche tecnologie su questo, e quindi nello spirito più ampio, che come appunto la ricerca, anche la cultura è un patrimonio che deve essere messo a disposizione della comunità, appunto, scientifica e culturale a livello globale, non è un qualcosa che nessuno può tenere per sé, è un luogo, diciamo, dove, come diceva Federico, tutti devono e potevano, Federico II, abbeverarsi, no? C'è questa frase bellissima, perché appunto è proprio benessere, il DNA per lo sviluppo anche delle persone. Noi come Regione Campania abbiamo, come sapete, siete tutti addetti ai lavori, investito moltissimo proprio sul concetto di migliorare, ottimizzare l'accesso e la fruizione al nostro patrimonio culturale, materiale e immateriale, di cui siamo estremamente ricchi, e quindi con appunto un progetto da ecosistema, cioè che ha tenuto dentro tutti i poli museali, ma anche le associazioni, anche i luoghi più piccoli, oltre quelli, diciamo, istituzionali e riconosciuti anche a livello governativo. Abbiamo creato questa piattaforma Ecosistema della Cultura per la digitalizzazione del patrimonio materiale e immateriale, che è stata una sperimentazione straordinaria, è il primo esperimento a livello nazionale dove, ripeto, dall'archeologia ma anche dalle biblioteche, l'archivistica, le miniature, ma anche il patrimonio immateriale, tutti i film girati a Napoli, la canzone napoletana, altro grande patrimonio straordinario, appunto i libri, voglio dire, veramente abbiamo un patrimonio straordinario. E quando dico è un lavoro che non finirà mai, perché è proprio così, in ogni portone del centro storico si può entrare e trovare un cortile con dei fregi, degli oggetti meravigliosi da valorizzare e anche da far conoscere. E questa piattaforma è stata anche fondamentale, dicevo, nel periodo del Covid, dove la cultura è stata negata per evidenti motivi di salute pubblica. Noi avevamo un luogo immersivo dove chi voleva appunto poteva immergersi, insomma, nelle nostre bellezze. E abbiamo anche fatto qualcosa in più. Sapete che un traino anche di turismo e anche di avvicinamento e di conoscenza del nostro patrimonio a livello nazionale e internazionale sono proprio i film e le serie TV
che si stanno girando a Napoli, alcune proprio nel centro storico, e per questo diciamo, abbiamo creato un upgrade di questa piattaforma che si chiama Let's Movie, dove ognuno appunto ancora una volta può entrare nei set di questi film o delle serie, vederli, immergersi, scegliersi la colonna sonora, ripercorrere insomma anche tutte le immagini da dietro del set, e quindi è anche questa, soprattutto per i giovani, perché c'è un altro punto che appunto anche il vice sindaco ricordava, che ovviamente noi dobbiamo portare anche i giovani a riappropriarsi della propria città e dei propri luoghi, e qualche volta insomma le nuove tecnologie anche in questo sono molto utili. E quindi abbiamo avuto un'impennata, abbiamo analizzato tutti i flussi degli accessi da parte degli under 25 e anche ancora di più degli under 18. E per noi è un grande successo, perché sapere che i ragazzini, appunto magari anche nelle scuole, possono utilizzare questo materiale, che è tutto open access ovviamente, anche per le loro ricerche, per i loro approfondimenti o appunto per abbinare luoghi e immagini a delle colonne sonore o a dei loro commenti, postarli su Instagram, è un modo per avvicinare anche le nuove generazioni. E dal punto di vista, sempre continuando diciamo su questo filone, come sapete, proprio per insomma anche il grande ritorno in termini turistici, continueremo su questo sostegno anche alla Film Commission, insomma, e a questo modo di promuovere il nostro patrimonio. E nell'area della ex NATO già abbiamo avviato un lavoro di ristrutturazione di alcuni immobili, dove verrà proprio la sede del distretto degli audiovisivi della Campania. Quindi avremo un luogo dove tutti gli operatori potranno avere infrastrutture, ancora una volta tecnologie, materiale e anche ovviamente personale specializzato per andare avanti e per sviluppare ancora di più questo lavoro, che ripeto, cultura e turismo devono andare insieme, perché comunque il turismo poi che cosa offre? Offre le bellezze fisiche, ma offre le bellezze anche diciamo appunto culturali del nostro territorio, incredibile, e quindi è molto importante anche per noi tenere sempre integrate queste due attività. Parliamo di startup. Questo contenuto culturale, questo patrimonio è sempre di più oggetto anche di nuove imprese, di nuove soluzioni, appunto di un'offerta di servizi, ancora una volta di promozione, di fruizione e anche di conservazione. Noi abbiamo avuto un primo esperimento per il sostegno alle imprese culturali e è andato bene, ma non come volevamo. Perché molto spesso questo settore, rispetto alle altre aree di specializzazione della regione, facevo l'esempio dell'aerospazio, che sono settori belli, maturi, organizzati, con alcuni player riconosciuti, insomma più strutturati, la cultura, e questo è anche il bello della cultura con le sue mille facce, ha un ecosistema, diciamo un insieme di soggetti che a diversi livelli, da quello istituzionale, la regione o i musei o insomma i vari interlocutori, fino a tutte le associazioni che dal basso, le singole organizzazioni che lavorano, non sono ancora, e lo avete detto anche voi, neanche all'interno di un stesso edificio magari ci è voluto tempo per mettervi insieme, è molto frammentato e non esiste una piattaforma, in questo caso non intendo tecnologica, intendo come un laboratorio dove ci si riconosce, dove ognuno può appoggiare del suo e dare un contributo. E questo lo abbiamo visto anche nei nostri avvisi, dove tutte le proposte che sono arrivate erano un po' tutte singole, non c'era tanta armonia, e quindi abbiamo proprio fatto a giugno, abbiamo avuto un inserimento nella legge di bilancio regionale, questa approvata dal Consiglio, quindi è proprio uno sforzo, come dire, da Consiglio regionale, ovviamente assunto poi dalla Giunta, per avere una linea dedicata alla promozione delle start-up culturali, appunto sulle industrie creative, che tengano dentro anche il terzo settore, le organizzazioni, le associazioni, oltre ovviamente l'Accademia, le università, i centri di ricerca che insomma portano avanti anche le traiettorie tecnologiche e le nuove frontiere su questo, proprio per impegnare la Giunta a mettere in campo degli strumenti che possono favorire
la creazione di un ecosistema vero, che non sia semplicemente sulla carta dove noi diciamo siamo bravi, siamo ricchi di strutture e di organizzazioni, siamo i numeri uno per numero, ma non c'è poi in realtà quella rete collaborativa che anche voi volete assolutamente sostenere. Questo è per dire che la vostra iniziativa è assolutamente coerente con quello che è il nostro sforzo, di cui siamo tutti consapevoli e sosterremo ovviamente il settore e tutti quelli che insieme a noi, insieme ai comuni, anche i comuni più piccoli, che molto spesso sono anche loro detentori di patrimoni pazzeschi e non hanno assolutamente gli strumenti, le forze, il personale per potergli dare la giusta valorizzazione. E quindi mi ricollego a quello che dicevo all'inizio, siamo in una fase di nuova programmazione e non solo per il PNRR, ma anche dei fondi comunitari, dei fondi strutturali, dei fondi del Ministero per il Sud, dei fondi nazionali. E quindi assolutamente, e questo per noi è un impegno, la cultura e come diciamo valorizzarla sia attraverso una maggiore aggregazione di persone e attraverso l'utilizzo delle tecnologie, possiamo effettivamente farlo diventare un vero volano di sviluppo. E su questo diciamo, abbiamo realizzato tanti progetti. Ricordo che abbiamo anche un distretto ad alta tecnologia, e qui c'è il professor Chianese, che è Data Bank, appunto, che è qui, che è un po' l'interfaccia della regione come sistema aggregatore, perché i distretti ad alta tecnologia hanno questo ruolo di tenere insieme ricerca, diciamo, e impresa, ma ovviamente, quello di cui stiamo parlando è un concetto di aggregazione anche più ampio, come una piattaforma aperta, insomma, contributi e di progettualità. E questo ovviamente è l'augurio che faccio a tutti voi e che faccio anche a noi per portare insomma avanti questa sfida che veramente ci sta molto a cuore. Grazie. Ringraziamo moltissimo l'assessore per questo intervento. Io credo che noi, e intendo noi come cittadini di questa città, non siamo realmente consapevoli della nostra forza culturale. Certe volte ci sfugge quanto possa essere fortemente rappresentativa, anche in questo senso, questa città. Nella narrazione comune siamo magari famosi nel mondo per tante cose, ma la nostra forza culturale non è ancora emersa con l'evidenza che meriterebbe, insomma. Allora, ringraziamo ancora l'assessore e passiamo al prossimo gentile relatore, che è il professor Gabriele Capone della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania. Grazie, professore. Allora, per la ripresa, sì, va bene. È difficile non ripetersi dopo gli interventi che mi hanno preceduto. Sono parole ragionevoli, intenti condivisibili e assolutamente c'è da fare uno sforzo comune per attuare quelle che sono queste strategie. Ora, per quanto sia un pubblico iperspecialistico quello che è presente in sala, ricordo che il ruolo della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania è un ruolo di tutela, vigilanza e valorizzazione sugli archivi e le biblioteche non statali, per cui l'archivio, per esempio, del Comune di Napoli, o magari una biblioteca di una famiglia gentilizia o l'archivio dell'INPS. Quindi, come dire, ci confrontiamo rispetto non solo ad una pluralità di enti, ma anche ad una pluralità di territori. Perché guardate, i territori nella nostra regione sono estremamente diversi e l'assessore regionale lo sa, ponendo situazioni, casistiche, interlocutori che pongono problematiche in cui non c'è una chiave, non c'è la stessa chiave che apre tutti lo stesso cassetto. Quindi, per
Partiamo dal fatto che quello che noi auspichiamo, dobbiamo dirci le cose, io non vengo qui a fare bastian contrario, anzi ringrazio gli organizzatori di aver avuto questa gentilezza di avvisarvi e di invitarmi, ma è difficile aggregare, è difficile trovare unità di intenti e probabilmente questo lo si fa soltanto attraverso delle progettualità anche di natura finanziaria che riescono a trovare il comune denominatore rispetto ad un obiettivo. Però attenzione, l'obiettivo non è sempre così semplice da trovare, perché qui si parla di archivi, si parla di biblioteche e si parla di musei. Tre mondi, che bisogna dirlo, fino adesso sono stati mondi completamente diversi, che ognuno va per la sua strada, ognuno con le sue criticità, ognuno con le sue potenzialità. E allora, per quanto mi riguarda, vi dico, bellissima questa giornata, queste giornate, ma bisogna fare uno sforzo comune, che è uno sforzo comune di comprendere non tanto l'attuazione, ma comprendere prima di tutto che cosa fare insieme. Perché, e qui dirò l'ennesima cosa retorica, guardate che la digitalizzazione non è una soluzione, è uno strumento. La digitalizzazione, che sta passando come la panacea di tutti i mali, è soltanto uno strumento, ma prima di questa digitalizzazione vengono le buone pratiche. Noi dobbiamo prima immaginarci delle buone pratiche, dobbiamo prima immaginarci degli obiettivi e poi usare gli strumenti a disposizione, tra cui anche la digitalizzazione, perché questa equazione nel nostro paese sta passando come buona pratica uguale digitalizzazione. E io provocatoriamente dico sempre: se la buona pratica è fare gli album delle fotografie digitali, siamo lontani rispetto a quelle che sono invece le necessità della nostra città, della nostra regione e perché no del nostro paese. Vedete, qualcosa noi ce lo eravamo inventati prima che nascesse questa venisse organizzata questo evento. Tra l'altro sono 2 settimane intensissime per la città di Napoli, di quella chimica che ogni tanto fa sì che questa città si porti avanti e intuisca che c'è la necessità di parlare. Ed è bello perché in queste 2 settimane non si parlerà dei problemi e delle criticità, che sono tanti, ma si parlerà delle buone pratiche. Con il rischio però, attenzione, che in queste 2 settimane, se ci ascolta una persona esterna, può immaginare che qui sia l'Eden. Allora, dobbiamo avere anche la capacità, e facciamo bene, di portare le nostre esperienze positive, avere la visione di portare in concretezza quelle che sono state delle attività svolte, però dobbiamo avere anche l'intelligenza, e non ci manca, di individuare quelle che sono le criticità e quelli che sono dei passi fondamentali che dobbiamo attuare per la migliore risoluzione di quelli che sono le nostre intenzioni. Faccio due considerazioni brevissime, perché anche io non voglio rubare il tempo ad un programma così ricco. Nel mese di luglio, con il presidente dell'AIB e con il presidente della NAI, ci siamo inventati, diciamo, pro forma, quello, cioè in maniera, come dire, molto molto embrionale, quello che poi è oggi una di quelle questioni che farebbe piacere a tutti noi portare a termine, cioè mettere insieme un'attività che faccia convergere biblioteche, archivi e musei. Avevamo individuato un archivio atipico, estremamente interessante, fatti di elementi non solo cartacei e documentari, ma anche di su qualcosa che andava oltre il semplice documento. Purtroppo, a causa, diciamo, di quelle che possono essere le difficoltà di relazioni, ecco, di connessioni
tra quelle che sono delle strutture e quello che è un privato, non si è portato in concretezza quello che poteva essere un buon progetto per mettere insieme archivi, biblioteche e musei. Qui faccio invece riferimento a quello che diceva l'assessore regionale. Sì, ecosistema culturale è un'ottima, un'assoluta eccellenza nel panorama nazionale di quello che è stata la possibilità di mettere insieme elementi anche materialmente diversi, quindi documenti dalle pergamene ad un registro contabile fino a libri, manoscritti, incunaboli e anche opere più o meno appartenenti all'opera o a quello che sono considerate opere d'arte. Ora, qui anche su questo dobbiamo fare un ragionamento. Allora abbiamo creato un contenitore, qui lo dico volgarmente, assessore, a cui noi tutti quanti dobbiamo fare riferimento e lo andiamo ad arricchire, o immaginiamo di volerli moltiplicare nella logica che quando poi uniamo dobbiamo avere il nostro contenitore. Vedete, sono delle scelte strategiche queste, perché volendo conservare nella diversità un imprinting su quelle che sono delle attività, molto spesso il rischio, assessore, glielo dico, che questa straordinaria iniziativa a quale come soprintendenza abbiamo contribuito fortemente per quanto riguarda Biblioarca possa rimanere, come dire, un elemento non centrale rispetto all'attività culturale che ci vogliamo dare come parametro. Ultime due cose. La prima, si parla di PNRR da tempo, di digitalizzazioni, di quello che può essere l'impulso straordinario che il mondo della cultura può dare per questo New Deal italiano. Io mi faccio sempre una domanda, ma noi siamo in questo momento, abbiamo le professionalità per governare e gestire un momento così importante? Una riflessione su quello che deve essere la professionalizzazione di chi dovrà governare, chi dovrà creare dei contenuti anche ideali. Noi la dobbiamo fare, perché noi avremo se no un grande transatlantico, magari avremo anche un grande capitano di lungo corso e poi non abbiamo il macchinista, non avremo il personale che potrà condurre questo transatlantico in porto. Ultima, vi giuro, considerazione. Prima facevo riferimento a quello che è oggi la struttura dell'ecosistema digitale, culturale della Regione Campania. Esiste una realtà. Però io a voi tutti faccio notare una cosa. Oltre a quelle che sono delle realtà, ci sono poi anche dei momenti speciali. Ne dico una. Le capitali della cultura. Allora, come capitali della cultura, a me mi è capitato, come soprintendente archivistico e anche come direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli, non uno mi è venuto a chiedere, scusa ma c'è sta un manoscritto, un libro, una pianta che riguarda questo territorio. E né come soprintendenza mi è arrivato qualcuno a chiedere se c'era un archivio o una documentazione che potesse riguardare particolari territori. Quello che dico è che probabilmente noi perdiamo anche delle buone occasioni per creare quello che oggi noi auspichiamo. E queste occasioni, ecco, avvengono perché probabilmente riportiamo tutto in una logica, come dire, territoriale, campanilistica, settoriale. Perché continuiamo a conservare, per quanto ci sforziamo di pensare diversamente, un orientamento molto molto ristretto e che soprattutto, dico l'ultima cosa che forse non può far piacere ai nostri illustri rappresentanti politici, la cultura non può essere uno strumento esclusivamente di tipo turistico. La cultura rimane un elemento culturale, poi può essere anche un acceleratore turistico. Grazie.
Ringraziamo per questi spunti critici il professor Capone e adesso invitiamo la dottoressa Maria Pia Cacace. Buongiorno e bentrovati a tutti. Stamattina è per me, come presidente AIB Campania, ma non solo, e vi spiegherò il perché, è un momento diciamo così di importante perché in realtà abbiamo realizzato un incontro dovuto soprattutto al nostro lavoro, il lavoro che stiamo facendo da ormai quasi 4 anni in silenzio, cercando di tirare il meglio di noi e delle nostre istituzioni, quelle a cui apparteniamo. Io da 1 anno e mezzo sono il presidente dell'AIB Campania, ma prima ancora sono il presidente dell'Associazione Culturale Mine Creative, che ha colto l'occasione, diciamo così, di quasi anche sotto, diciamo così, l'ho fatto anche in maniera silente in riferimento ai partner del Polo Culturale Mezzo Cannone 8 lo scorso anno, in occasione dei contributi regionali messi a disposizione per le biblioteche dalla Regione Campania, ho progettato questa giornata. Il progetto è stato valutato idoneo, ma non finanziabile, quindi siamo in attesa di variazioni. È stato finanziato, ecco. Lo sto prendendo in questo momento, io la ringrazio. Però questa, diciamo così, è una cosa che mi riempie di orgoglio, sono contenta. E lei lo sa, perché ci siamo sentite via email, a prescindere dal finanziamento avevo chiesto che fossero presenti, perché era importante questa cosa, era importante perché anche il fatto che loro ogni anno mettono a disposizione questi contributi, anche se sono, diciamo così, non sufficienti, però ci danno l'occasione comunque di ragionare sulle attività, sulle azioni da fare, perché questa è un'azione. Noi in realtà in questo momento stiamo producendo delle relazioni sociali, noi su questo stiamo lavorando da più di 4 anni. Un po' ce lo portiamo dietro anche come persone, come carattere, però io vi dico che attraverso il Polo Culturale di Mezzo Cannone 8, io personalmente come associazione, quindi ho una collaborazione con loro legata al terzo settore, mi sono sempre definita un po' il braccio armato di Mezzo Cannone. Perché porto con me tutto quello, diciamo così, che apprendo fuori dai palazzi istituzionali e quindi cerchiamo di trasformarlo in nuove attività, in nuove azioni che possano migliorare e aggregare noi e il territorio. L'abbiamo fatto in precedenza con Parole in Circolazione, che è partita proprio da una stretta collaborazione e progettazione legata al Polo della Cultura Mezzo Cannone 8. Siamo stati presenti sul territorio, abbiamo aggregato più di 20 enti territoriali, noti e meno noti, che sono tutti presenti oggi in sala, tra cui il Comitato San Gennaro, un'altra bella realtà territoriale, diciamo così, ritenuta un'icona. Ma in realtà loro fanno tanti progetti sociali ed era importante che oggi fossero presenti qui. Quindi noi come AIB, diciamo così, non abbiamo solo raccolto libri, ma abbiamo dato voce a chi in realtà rimane in silenzio, chiuso un po' nel suo ruolo istituzionale. Ma le realtà sono belle tutte e ognuno ha il diritto di fare cultura secondo quella che è la sua natura. Nessuno chiede di trasformare i nostri saperi, i nostri posseduti, vanno soltanto saputi, dobbiamo dare delle chiavi d'accesso diverse, renderle divulgative, non abbassare l'alto contenuto culturale.
Poi vedete, abbiamo istituito, ma in realtà il MAB già era presente sul territorio con una convenzione di 10 anni fa tra musei, archivi e biblioteche. Devo dire la verità, ci siamo ritrovati in questi ultimi anni con Erika Vettone, qui c'è la Sardella, ma in precedenza con Marianella Pucci, e abbiamo sempre cercato di ragionare su una strategia comune che ci legasse. Abbiamo cercato degli interlocutori esterni, ci stiamo riuscendo, ecco, piano piano stiamo cercando di costruire un percorso comune che possa allargare quelli che sono i nostri orizzonti. Quindi voglio dire, noi ce la stiamo mettendo tutta, stiamo cercando di organizzarci, come diceva prima il sovrintendente, le risorse umane, quelle sono fondamentali, perché io da sola posso avere le idee più belle di questo mondo, ma se non avessi avuto persone come il dottor De Magistris, la dottoressa Siracusa, il professor Antonino Pollio, sarebbe stata solo una bella idea, ma non si sarebbe mai concretizzata. Io in questo sono stata fortunata, perché con loro veramente ho trovato terreno fertile e abbiamo fatto tante piccole cose che comunque hanno contribuito a rafforzarci da questo punto di vista. E veramente io credo e mi auguro di riuscire a fare cose belle però insieme, perché lavorare da soli è bello, sì, abbiamo le soddisfazioni, però quando le cose le facciamo insieme, diciamo così, siamo motivati di più, la soddisfazione condivisa è la cosa più bella. Poi un'altra cosa vi volevo dire, come AIB Campania, e questa è una cosa importante che ricade anche su Mezzocannone 8, noi abbiamo stipulato un protocollo di intesa anche con le carceri, di questo mi rivolgo direttamente alla dottoressa Florio, il protocollo con gli istituti carcerari e le biblioteche carcerari, ne sono 18, e io già il giro l'ho iniziato a fare. Domani pomeriggio sarà presente il garante dei diritti dei detenuti, il dottor Samuele Ciambriello, e quindi lì è un'azione sociale e culturale veramente importante e abbiamo bisogno di sostegno in questo. E quindi io mi auguro e spero che questo discorso qui venga poi ripreso in una tappa successiva, ma che comunque, ecco, ricordiamoci che esistono i grandi contenitori culturali, ma esistono anche degli altri contenitori culturali che sono più distanti da noi, sono importanti perché quelli poi diventano degli attivatori sociali, riabilitativi, che dobbiamo curare, ecco, dobbiamo trascinare attraverso i grandi. Le grandi istituzioni culturali. Questo è quando diciamo, quando vi devo dire, vi devo ringraziare e basta. E passo la parola a Erika Vettore, presidente della NAI. Buongiorno. Allora, MAB, mi tocca spiegarvi, mi tocca. MAB è un esperimento che a livello nazionale le tre associazioni, ICOM, ANAI e MAB, hanno avviato molti anni fa, più di 10 anni fa, a livello nazionale. Per mettere a fattor comune una serie di cose che non sono le competenze scientifiche. Le nostre professioni sono professioni distanti nella metodologia, nei principi. L'esperienza del portale della regione, che ha avuto una robusta componente scientifica professionale, ci ha consentito di metterci a confronto anche come professionisti e abbiamo principi completamente diversi. Perché il MAB, malgrado ciò, per me e oggi essere qui sotto il cappello del MAB con le tre sigle, finalmente dopo aver quasi un anno che interloquiamo, dopo aver avviato anche un esperimento
pilota a luglio, perché secondo me il MAB in questa forma e con la comunità di intenti di collaborazione è un sintomo di maturità professionale delle tre professioni, ovvero siamo riusciti negli ultimi 20 anni, parlo di 20 anni perché la mia esperienza, ma più o meno è questo il periodo, a mettere a fuoco per una serie di motivi le nostre professioni, anche nei criteri metodologici, anche nel concetto di valorizzazione, attraverso una serie infinita di errori che abbiamo fatto tutti noi, che hanno fatto le persone che sono venute prima di me, noi compresi, la digitalizzazione, una serie infinita di rimpalli fra usi propri e impropri. Però io oggi mi sento di dire, come ANAI ovviamente, come percorso ANAI, ma insomma so che sono percorsi abbastanza simili, di dire che la professione oggi è messa a fuoco, e solo perché è messa a fuoco e abbiamo ben chiari i principi ci possiamo consentire adesso la cooperazione, perché mettere a fattor comune non è fare a muina, non è ammiscare le carte, è mettere a fattor comune e sapere che un archivio come si descrive, saperlo molto bene. Questo lo sappiamo perché abbiamo messo a fuoco gli standard di settore di ognuno di noi, abbiamo imparato a usarli. L'abuso avviato 20 anni fa dell'informatica, tutti gli errori a cui siamo andati incontro e dai quali siamo tornati indietro, le correzioni, le digitalizzazioni, per parlare di un tema caro al sovrintendente che condivido, le digitalizzazioni massive senza uno straccio di informazione a supporto, tutto questo ha portato da una parte una serie infinita di errori, ma ha consentito a noi di mettere a fuoco quello che in cui stavamo sbagliando, darci delle regole, metterci a fuoco come professione e arrivare ad oggi con le idee molto chiare su cosa possiamo fare insieme. Quindi nel momento in cui io andrò a collaborare con i bibliotecari e i museali, non distorcerò le mie logiche scientifiche, ma tirerò fuori e metterò a fattor comune quello che è possibile mettere a fattor comune, perché veniamo da storie diverse, sono tre ambiti che vengono da storie diverse, ma che devono raggiungere un risultato comune, che è quello di comunicarci all'esterno senza banalizzarci. E io ho la, diciamo, per quel minimo di esperienza che ho, che la divulgazione deve essere, viene fuori, una buona divulgazione fatta non per banalizzazione, ma per semplificazione di lavori ben fatti, ovvero spiegare, è possibile spiegare una cosa complessa a un bambino, ma devi averla capita molto bene, devi saperla molto bene, e se ne sei padrone, poi puoi divulgare, altrimenti facciamo banalizzazione, facciamo semplificazione, che è un errore gravissimo. E questo, secondo me, i tempi sono ormai maturi. La rete, internet, anche lì, 20 anni di internet, di chiacchiere, anche di fuffa, diciamocelo chiaramente, ci hanno consentito di vedere dove si va a parare se si prende la strada sbagliata, e ci consente oggi di dire che se facciamo una piattaforma in cui ci sono i patrimoni di diversa natura, l'oggetto museale, il documento e il libro, sappiamo bene che questi contesti richiedono, questi tre ambiti richiedono contestualizzazioni diverse, perché un libro è autosufficiente, un documento da solo, pure il più bello del mondo, non sappiamo proprio cosa farcene, e a noi è chiarissimo ormai come professione. E quindi questa prima, forse
prima uscita MAB dopo il famoso protocollo d'intesa firmato tanti anni fa, diciamo, è una prima uscita, è un buon inizio, ma in realtà è già un pezzo di un percorso che va avanti da marzo scorso, di interlocuzione, di ottima interlocuzione, perché poi è vero che le cose camminano sulle gambe delle persone, quindi evidentemente abbiamo imboccato una strada di interlocuzione, ci siamo trovati, abbiamo condiviso delle modalità e in virtù di questo possiamo come ANAI dirci disponibili a mettere anche a non a banalizzare ma a semplificare, ma perché siamo padroni. In 20 anni io dentro ANAI ho visto cambiare completamente la rotta, una famosa frase della Zanni Rosiello, che è un nostro nome, una grande vecchia, che diceva, insomma a memoria non la ricordo, però che provava un senso di piacere nel fatto che nessuno sapesse il suo mestiere, era come una sensazione di elite, lei si sentiva come lei e secondo me tutta la sua generazione, come una custode di un sapere remoto. Questo atteggiamento oggi, fortunatamente mi permetto di dire, è completamente stravolto, completamente rivoltato e cammina su dei piedi saldi, dei piedi scientifici, dei piedi che fanno di una professione il desiderio, come uso ho osato dire, di essere come gli altri, cioè di essere riconoscibili, perché gli archivi siamo, è la vita stessa di tutti noi, non è che sta cosa remota, e di essere riconoscibili, di non essere più vessali di nulla, ma di essere pronti con la schiena dritta ad affrontare con rigore la condivisione dei saperi per metterla a fattor comune. Quindi io mi auguro e sono davvero certa che per quanto concerne il tempo dei nostri mandati avremo ancora molto da fare, anche perché insomma ne abbiamo ben d'onde. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Vettone e ora l'ultimo saluto da parte della dottoressa Sardella dell'ICOM Italia. Buongiorno. Grazie dell'invito. Non so se mi sentite senza microfono, meglio, ma c'è voce, non. Sì, benissimo. Sono il coordinatore di ICOM per la Campania e in questo ambito vi dico anche che sono felice di integrare con la partecipazione di ICOM ogni discorso che ho sentito e ascoltato, e anche come funzionario del Ministero, ora in pensione, ma sono stata anche soprintendente, direttore di Palazzo Reale, quindi ho questo largo campo di esperienza che mi ha sempre aiutato anche nella trasformazione digitale del nostro lavoro, che è stata effettivamente una trasformazione all'inizio molto sofferta ma utilissima. E questo campo noi lo rivediamo subito, perché nel momento che abbiamo trascorso molto impegnativo da un punto di vista relazionale, ci siamo avvalsi dei mezzi di comunicazione nuovi e quindi ci siamo serviti di call, come si dice, per incontrarci, per scambiarci ogni racconto di iniziative intraprese sul nostro territorio. ICOM, ben sapete, nasce subito nel dopoguerra, nel 1946, ed è una costola dell'UNESCO, ha sede naturalmente a Parigi, e conserva quella sede istituzionale, ma di seguito ogni paese ha intrapreso una strada individuale, creando un ICOM di ogni nazione. Quindi il nostro ICOM Italia ha sede a Milano.
ma vi posso assicurare che sono molto attivi i coordinamenti regionali. Abbiamo tenuto un convegno ora in presenza, finalmente, l'anno scorso non c'è stato possibile, durante la Borsa Archeologica del Mediterraneo a Paestum, 2 giorni di acqua che non ci hanno aiutato, soprattutto perché farlo in quel posto bellissimo, indubbiamente ricco di cultura, cosa che a noi preme raccontare sempre, è stata un'iniziativa un po' compressa proprio perché i mezzi anche di trasporto sono molto precari per chi viene da luoghi lontani, non ci sono aeroporti vicini, treni diretti, insomma non facciamo questa storia, quindi parliamo di digitalizzazione, parliamo di adeguamento ai sistemi più avveniristici in un mondo che cambia, in un tempo che cambia tutto proprio in questo senso, e invece siamo ancora in retroguardia per certi casi. Va bene, ma comunque abbiamo avuto una partecipazione attiva di tutti i coordinamenti d'Italia e su temi molto importanti. ICOM sta affrontando proprio sta focalizzando i suoi sforzi su questo atteggiamento, il patrimonio culturale in connessione con le prospettive sviluppo di gestione integrata. Che significa? In connessione, appunto, è inutile che torni sull'argomento, ma la gestione integrata per noi è molto importante. Abbiamo visto che i territori spesso sono in sofferenza, che i musei locali non hanno né strutture né personale idoneo e preparato a mantenere, né un progetto e un programma anche di divulgazione. I mezzi ora sono tanti, Facebook e Instagram sono molto visitati e noi con la pagina sia nazionale che per ogni coordinamento lo vediamo come siamo seguiti, anzi ogni museo si racconta quotidianamente in questo senso. Quindi è un progetto che, anche se io sono nata tanto tempo fa, diciamo ormai nel secolo scorso, tanto anche diciamo a metà del secolo scorso, lo devo dire, oggi dobbiamo adeguare tutti i mezzi perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. E in questo caso preferiamo adeguarci perché le combinazioni sono tante. Abbiamo creato come ICOM della Campania e portata a Paestum una rete che inserisce diversi musei già della Campania. Appunto il tema poi che abbiamo portato avanti è il futuro dei musei, rigenerarsi e reinventarsi. E la rete nostra è un sistema museale sia della terra di lavoro, il sistema museale di Padula, che è stato presentato proprio come esempio di integrazione tra Stato e Comune, soprattutto e enti locali, perché anche nella stessa Certosa convivono le amministrazioni diverse. Il distretto dei musei di Via Duomo, sappiamo quanto sia importante in questo momento metterli in rete tutti quanti, per programmare anche una visibilità diversa, un racconto diverso che sia un'interazione nel racconto della città stessa. Poi la rete dei siti reali, nella quale è inserita Carditello, che voi sapete è un luogo bellissimo che ha sofferto tanto, che è svuotato, e vi racconto questo proprio perché io l'ho vissuto in tempi non troppo lontani, parlo della fine degli anni Ottanta, quando esistevano ancora i decori, la vasca bellissima della regina Maria Carolina, esistevano le porte, esistevano degli arredi, persino la scala è stata divelta, un luogo di racconto imprenditoriale del regno, diciamo alla pari di San Leucio, che è stato veramente depredato di ogni arredo. Bene, anche quel luogo fa parte della rete dei siti reali. Poi il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, qui ci sono dei partenariati speciali, quindi sempre in combinazione con la società civile e con gli enti locali. E abbiamo visto anche nascere il sistema culturale territoriale dell'Appia Felix, quindi anche questo va detto, come c'è
la via appunto Francigena, anche quella dell'Appia per noi è importante. Inoltre la Fondazione MIDA, Musei Integrati dell'Ambiente, cos'è? Nasce alla Grotta di Pertosa, Oletta, ed è praticamente un museo del suolo, perché racconta, indagando all'interno del proprio sito, tutto quello che è successo in epoche preistoriche. Quindi va al di là dell'esibizione del racconto della bellezza. E quindi questo, l'antenna Campania, perché si chiamano antenne quelle di reti e sistemi, no? Come le reti, ha un proprio referente nazionale che è Emanuel Guido, che ha svolto riunioni prima interne al gruppo di lavoro, successivamente ha stimolato le buone pratiche campane con una scheda di rilevazione predisposta dal gruppo di lavoro nazionale Reti e Sistemi. Io non voglio raccontarvi tutto quello che il GLRS, perché se vi mettete anche sulla pagina ICOM potrete avere un racconto anche più dettagliato e più semplificato di quanto si possa dire a voce, lo vedrete. Inoltre va bene nel convegno del giorno dopo, del 28, che è stato tenuto proprio nella Sala Nettuno durante una pioggia catastrofica, perché immaginate cosa sia un ex tabacchificio, archeologia industriale, che aveva solo un grande padiglione e una parte esterna, gli espositori hanno dovuto togliere e rimuovere tutto perché la pioggia, ora si sa, non è quella che noi conosciamo dai tempi passati, è una pioggia a scroscio, quindi vale la pena insomma di essere più cauti e coprirsi come nei paesi nordici. Bene, noi comunque abbiamo tenuto questo convegno molto importante, abbiamo descritto il nostro coordinamento, quindi se voi volete anche raccontare qualcosa con la NAI, noi siamo, il MAB è naturalmente una costola ed è all'interno del progetto ICOM. ICOM si dovrebbe occupare solo di musei, ma il racconto dei musei ora è molto spaziato, va al di là della consuetudine di museo conservazione. Ieri mattina sono stata a Capodimonte, ho visto delle cose bellissime presentate nella Sala Carracci e va bene. Ma oltre questo c'è tanto che può essere anche un attrattore per le giovani generazioni. E ICOM ha promosso con un socio istituzionale, che è la Fondazione Morra, un progetto per i giovani che ha dato ottimi frutti, perché abbiamo regalato con ICOM e Casa Morra 50 tessere ICOM a giovani che hanno partecipato a un concorso che si chiama Il Museo che Verrà. Questo lo lascio alla organizzazione, felicemente c'è una mia piccola introduzione, ma ci sono i lavori di tutti i ragazzi. Cosa significa questo? Se voi scorrete dentro, questi sono i ragazzini, bene, anche, perciò dico che siamo un team, ci sono qui riportati tutti i loghi, quindi Campania, ICOM, e poi si ringrazia tutti quanti insomma che devono essere riportati alla luce appunto. E questo progetto ci ha fatto capire molto di più cosa i giovani vogliono: un museo inclusivo, un museo di progettazione nuovo, un museo che parli della vita e della vita sociale. Noi dobbiamo adeguare una visione passiva del museo, anche se avevamo fatto molti passi in avanti, perché abbiamo visto che progettare un museo per tenerlo soltanto per gli addetti ai lavori non serve. Oltretutto la nostra amministrazione, perché mi sento ancora di far parte dei beni culturali, è passiva da molti punti di vista, non dà spazio a nuove assunzioni e quindi manca un personale qualificato che sostenga tutto questo. E non è solo nel campo dei musei dove si vede, perché l'esposizione è più al pubblico di altre situazioni come sono gli archivi di Stato,
le biblioteche, siamo tutti in grande sofferenza. Le soprintendenze archivistiche non ne parliamo, perché le soprintendenze archivistiche hanno un territorio vastissimo che se non guardano e se non tutelano non c'è motivo poi di esistere. Io questo dico, andiamo avanti su un progetto più locale, diamo affinità di intenti alla comunicazione in questo senso. Comunque sono contenta di partecipare a questo luogo che per me è sempre un luogo della mia storia personale, ovviamente studiando qui alla Federico II per tanto tempo e continuando, ma soprattutto vi dico che iscriversi a ICOM è una grossa predisposizione al futuro. E ci si può iscrivere facilmente, abbiamo naturalmente tra noi soci istituzionali quest'anno molto nuovi, e vi racconto solo questo: il museo, va bene, a parte Casa Morra, la Fondazione Morra storicamente, il MUSAP che è a Piazza Trieste e Trento, che si è iscritto da 2 anni, quest'anno abbiamo avuto la reiscrizione istituzionale del Piemonte della Misericordia, che è un grande valore per Napoli, non c'è solo Caravaggio nella chiesa, ha una quadreria splendida e una grande storia. E poi anche il museo Ascione è un museo che è entrato a far parte, e dico alla regione anche, in un progetto regionale, le reti del mare, e quindi lui è un racconto anche diverso, fa parte il Museo del Mare anche di Napoli, altri, e entra in ICOM come museo di tradizione, ma di tradizione di bellezza, di gioielli particolari dell'epoca, insomma, in cui Carolina, non la regina Borbone, ma soprattutto la moglie di Murat, aveva molto gusto e molta predisposizione a accettare i nuovi gioielli che venivano dal mare, e anche questo rapporto con la Francia è molto stretto, perché voi sapete che nasce proprio da una lavorazione di Marsiglia, che lì si è persa e noi continuiamo. Ma dicevo, il racconto è vario e vasto, come vedete, non si può ingessare solo in una struttura. Tanto lo Stato continua a avere i suoi musei, ed è bene che siano così, ma le reti sono importanti. Grazie.